Buongiorno a tutti ed eccoci qui negli spogliatoi del Dream Team. Dopo la vittoria in Coppa e aver alzato un nuovo trofeo, anzi il primo trofeo nella storia del Dream Team, e dopo aver ipotecato il passaggio del turno nella qualificazione Europa League, è tempo di calciomercato, prima di un big match fondamentale contro Shamrock Rovers. Per quelli che magari non lo sanno, il prossimo match, che sarà fra pochissimi giorni, fra due giorni credo, domenica, quindi siamo venerdì, domenica, giocheremo contro Shamrock Rovers, che è primo in classifica con 3 punti in più di noi, e abbiamo già perso all'andata 1-0, quindi se noi vinciamo ad esempio 1-0 andremo a pari punti e scontri di pari, quindi davvero sarebbe un campionato pazzesco. Comunque sia, stavo dicendo che c'è stato il calciomercato con l'acquisto di ben 7 nuovi giocatori. È abbastanza normale per una società che è nata da 6 mesi, quindi era ovvio che la squadra non poteva essere perfetta fin dall'inizio, e quindi sono arrivati questi 7 nuovi giocatori che ovviamente dovrò, per far spazio a questi 7 nuovi, togliere alcuni giocatori che hanno giocato per il Dream Team in questi primi 6 mesi. Se non vi vedete significa che siete stati venduti o siete in riserve. Mi spiace, non siete stati troppo coinvolti nelle vicende del Dream Team, e quindi ho preferito mettere qualcuno che magari è più interessato. Solo questo, non ho nulla contro di voi. Ma iniziamo subito con il primo acquisto in ordine alfabetico. Iniziamo quindi con Jega. Jega è il nostro primo giocatore albanese ed è penso il nostro secondo giocatore straniero, diciamo, tra virgolette, perché il primo è Parnell, che ha origini irlandesi, quindi perfetto, Parnell davvero bravo, sembra sì, fosse irlandese o scozzese, ma penso irlandese. Comunque sia, albanese perché viene da Tirana, la capitale dell'Albania, ed è il nostro centrocampista destro e anche ala destra più offensiva. Ci serviva perché ne avevamo soltanto una, che era Ponticelli, e ci serviva una seconda ala destra per far rifiatare Ponticelli, che è il nostro miglior giovane, però anche lui ha 3 stelle e ha un buon potenziale, quindi buono così, bravo Alessio. Il secondo acquisto è invece un portiere, che sarà il nostro secondo / terzo portiere della squadra, perché ovviamente togliere il posto a Di Stefano è molto difficile, però ci serviva un portiere di grande esperienza. Ovviamente si chiama Rocco Giorgolo o Giorgolo, ma penso Giorgolo, lo preferisco comunque Giorgolo, e ha 31 anni, ha molta esperienza, come ho detto, è dell'84 nel gioco, ma nella realtà è del 74, quindi l'ho anche in giovane di 10 anni, e ci serviva perché appunto avevamo un portiere di età media, un portiere molto giovane e un portiere d'esperienza alla Valerio Fiori, ci serviva sicuramente, o alla Kallak, come volete voi. Quindi molto utile, viene da Spoleto, quindi provincia di Perugia, e quindi dall'Umbria, me lo ricordo a memoria, e queste sono le sue caratteristiche, quindi benvenuto Rocco. Il terzo acquisto invece è un altro giovanissimo 17enne del 99, cioè Gianluca Giuliani, che viene da Bologna. Sarà il nostro terzino destro, soprattutto destro, penso che giochi sulla destra, sia destro di piede. Ci servì assolutamente perché col nostro 4-3-3 stretto, non avendo ali, i terzini destri e sinistri sono utilissimi per crossare, sono fondamentali per quel tipo di formazione, per altre formazioni meno utile. Comunque sia, quindi punto soprattutto sulla fase offensiva Gianluca. Italianissimo di Bologna, e niente, perfetto, questo è Gianluca, benvenuto Gianluca. Il quarto acquisto è invece arriva dalla Puglia ed è Salvatore Mazzeo. Giocherà a centrocampo come mediano, giocherà probabilmente come regista basso,
diciamo, regista difensivo. Vedremo poi come metterlo in campo, ma anche questo sostituirà probabilmente Musacco, che se ne andrà perché appunto era fortissimo, però peccato che non è stato troppo coinvolto nella squadra e quindi è stato venduto, e al suo posto è arrivato Salvatore, che quindi dovrà fare un bel lavoraggio per riuscire a tenere il livello di Musacco, che è un bel giocatore. 4 stelle di abilità attuale e potenziale difficilmente crescerà, visto che ha già 27 anni, quindi è già al top teoricamente, almeno come tecnica e fisica, poi mentalmente potrebbe crescere. Quindi questo è Salvatore, benvenuto Salvatore. Attenzione, altro giovanissimissimo che è Riccardo Rosti, che è sammarinese, non è italiano, comunque l'ho messo che è sa di San Marino perché fa più fico avere degli stranieri in campo. Ed è anche lui un regista basso, un regista difensivo, quindi si dovrà lottare il posto con l'altro compagno, con Salvatore, e ha le caratteristiche, diciamo, simili al suo compagno di reparto. Ovviamente è più giovane, quindi è più scarso al momento attualmente, ma come potenziale, come potete vedere, può arrivare anche a 4 stelle tranquillamente. Ecco qui quindi Riccardo Rosti, benvenuto Riccardo. E arriviamo a Marco Tiozzo, centrocampista centrale, alla Marchisio, diciamo, con le sue caratteristiche, ovviamente, giustamente, possiamo dire, molto più scarso al livello del campionato irlandese. E quindi sarà il nostro centrocampista di quantità, regista avanzato, in barra incontrista e centrocampista centrale. Può giocare in molti ruoli, che questo è molto utile alla squadra. E 3 stelle e mezzo verso il 4, con un po' di potenziale che non vediamo però perché ha 24 anni, quindi può ancora un pochino crescere. Quindi questo è Marco Tiozzo di Chioggia, se mi ricordo bene. Benvenuto Marco. E poi l'ultimo, ma non il peggiore, in italiano è tradotto male, the last but not the least, come si dice, l'ultimo, ma non importa, è Giuseppe Terrarossa, che anche lui è un terzino di spinta, sinistra destro, quindi come il suo compagno di riparto, che abbiamo detto prima, non mi ricordo più quale fosse, non era Riccardo, era un altro, Gianluca giocherà sulla fascia sinistra, probabilmente, visto che la destra è già occupata da Gianluca. E queste sono le sue caratteristiche, già 4 stelle, ha 30 anni, anche per questo motivo difficilmente potrà migliorarsi, e anche lui molta esperienza che ci sarà utile. Ciao Gianluca, benvenuto Gianluca, questo è Gianluca, italiano anche lui, di Novara mi sembra, quindi benvenuto anche a te. Questa era la rosa, spiegato un po' così, senza nessun copione, proprio a vanvera. Benvenuti a tutti i 7 nuovi acquisti. E contro lo Shamrock Rovers, per chi è riuscito ad arrivare fino alla fine del video, ve lo dico, magari ci sarà un secondo telecronista, saremo in 2. La partita sarà in diretta, nel senso non che la trasmetterò in diretta, ma che registrerò e la partita mentre parlo, e quindi la telecronaca sarà in diretta. Non l'ho fatto fino adesso perché il computer fa cacare, e a Natale ne avrò uno nuovo, e quindi avrò la possibilità, spero che il computer possa reggere, ma credo proprio di sì, la registrazione e anche il gioco, con anche una grafica migliore. Questo è tutto, quindi non so ancora chi giocherà, calmi, vedremo, sceglierò i giocatori giusti per questa partita. Ci vediamo per il prossimo episodio, sempre qua sui Pavoni Rifatti, sul Dream Team, e basta. Ciao a tutti.